perché facendo credo un gesto di coraggio, ma anche di dignità, io ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica. Ma che cazzo dici? Io, e lo dico davanti a tutti e lo dirò per sempre, io mi sono perfino stancato e lo trovo umiliante, mi sono perfino stancato di dire che non intendo favorire nessuna alleanza o accordo con i 5 Stelle. Li ho sconfitti 2 volte e non governo con loro. Imparassero a sconfiggerli chi mi accusa di questo, non il contrario. Ma che cazzo stai dicendo? Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare, col partito che in Emilia-Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l'elettroshock per venderseli, io non voglio avere nulla a che fare. Ma che cazzo stai a dire? Io personalmente l'ho detto, non ho la prospettiva di lavorare per una nuova esperienza di governo, la mia esperienza di governo termina con questa. Ma che cazzo dici? Ma io credo veramente ora. Con il massimo rispetto, io credo di aver risposto a questa domanda forse un milione di volte. Allora, per essere ancora più chiari, i giorni in cui il Movimento 5 Stelle, ma non succederà mai, si dovesse alleare con i partiti responsabili della distruzione dell'Italia, io lascerei il Movimento 5 Stelle. Ma che cazzo dici, amico? Li mortacci vostri! Andate tutti a fanculo! Andate tutti a fanculo! I cecchi? Se mi era rimasto un vaffanculo, così te lo davo.